Di casa a Salerno, come in tutta Italia, è solo 40 milioni di euro stanziati per l'edilizia economica e popolare. Quasi niente per milioni di famiglie che aspettano risposte mentre si ingrossano le file dei cosiddetti morosi incolpevoli. La morosità incolpevole è quella morosità che viene fatta perché i lavoratori perdono il posto di lavoro, non hanno più le risorse necessarie per poter pagare il fitto e, indipendentemente dalla loro volontà, sono costretti a rimandare il pagamento del fitto. Ma qual è la situazione salernitana? Nella città di Salerno, l'ultimo bando del 2006, hanno partecipato 2150 famiglie. Di questi un centinaio avranno avuto già le case perché stavano nei prefabbricati. Il resto è un bisogno che riguarda innanzitutto gli alloggi disagiati e gli alloggi in coabitazione, perché molte giovani coppie, non trovando alloggi al mercato o non potendoli pagare, vanno a mettersi con i genitori, ricreando delle situazioni di coabitazione sicuramente invivibili. In tutta la provincia si stima che siano quasi 8.000 le famiglie che vivono disagi abitativi, famiglie che spesso sopperiscono alle necessità con un contributo alloggiativo, ma anche su questo fronte arrivano brutte notizie. Anche se non è un contributo determinante, il contributo alloggiativo non viene erogato, l'annualità 2011 stiamo parlando, perché la Regione non manda i fondi a Salerno. C'è un ballo di responsabilità che è assolutamente inaccettabile. Noi abbiamo chiesto al prefetto, abbiamo chiesto alla Regione di mandare perlomeno la differenza dei fondi, cosa che ancora non viene fatta. Tra parentesi, i fondi del 2011, se non verranno erogati entro il 31 dicembre, andranno in perenzione e per poterli avere ci vorranno lunghe e macchinose procedure burocratiche della Regione. A Salerno la crisi ha messo in ginocchio migliaia di famiglie che hanno perso il lavoro, la casa, ogni cosa. Il signor Antonio ha perso il lavoro un anno fa, anche la moglie è disoccupata e quello che guadagna il figlio 22enne basta appena per le spese di prima necessità. La famiglia di Antonio dunque non può permettersi da un anno di pagare l'affitto della casa in cui vive, una situazione davvero disperata. Antonio ha cercato qualsiasi tipo di lavoro senza purtroppo nessun esito positivo. Ho lavorato 10 anni al supermercato Camera a Torrione. È chiuso, è palluto, io ho preso 10 anni di contributo, di liquidazione e non ho preso nemmeno una lira. Questo è successo un anno fa, lei in un anno non è riuscito a trovare nient'altro? Non c'è niente, neanche di ristorante, non c'è proprio niente. Sì. E qui sì, che non trovo lavoro, non so che devo fare. Quindi da un anno voi non riuscite a pagare l'affitto e state perdendo anche la casa, non sapete dove andare? No, ma oggi non andiamo stamattina, non sappiamo dove andare. A nessuna parte. Lei ha chiesto aiuto a qualcuno? Ai familiari, ai familiari ha detto tutti di no, tutte le porte. Ha chiesto anche qualcosa intorno, ma nessuno sta a dire niente. Io voglio lavorare, mentre pure non lavoro nella pizzeria, alla viriata, per fare qualcosa. Qualsiasi cosa mi faccio. Io stamattina già pago soltanto, stasera a già dormire, che non tengo posto per dormire. Perciò non so dove andare.